l'assessore che ha creato questa situazione, l'assessore dovrebbe essere presente, perché non può lasciare il sasso e nascondere la mano. Venire qui con le persone bisogna fissare appuntamento. Deve venire qua l'assessore. Comunque è impegnato in un altro posto. Vabbè, se volete, domani mattina vi diamo appuntamento col direttore e con l'assessore. E io adesso vi ricevo e sento cosa avete detto. Se volete, io sono un funzionario. Sì, io e te ci siamo sentiti a telefono e abbiamo parlato informalmente. Informalmente, ho capito, ma noi formalmente, dunque c'è il signor Marras, la moglie, i figli. Che sono stati ricevuti venerdì. E loro formalmente chiedono di poter rimanere in quel albergo finché non potranno accedere ad una abitazione. Il comune ha una serie di abitazioni spitte. La legge consente al comune di assegnare abitazioni libere dell'ATER, no? L'articolo 9 della legge regionale 1096, il regolamento tanto sudato e approvato è un regolamento che prevede l'assegnazione, tra l'altro, anche di abitazioni con destinazione di edilizia residenziale pubblica. Già consumate tutte, ci sono quelle dell'ATER. Il numero e la percentuale è già stato consumato. Ci sono quelle dell'ATER non è possibile assegnare. No, quelle dell'ATER non sono mai state toccate, state calcolate. Sono sempre state calcolate all'interno della percentuale. No, perché non si sa quali siano, non si sa quante quelle sono. Quelle che ci sono state assegnate. No, ci sono state assegnate 20 abitazioni che l'ATER vi ha dato. Dicendo che hanno necessità di essere lavorate, ma le altre abitazioni che l'ATER mette in vendita attraverso l'asta, quelle non ve le ha dette, ed è quelle che voi dovete prendere, è quelle che voi dovete prendere, perché al momento non è dei signori Maracci, come no? È dei signori Maracci perché devono andarci a abitare. La discussione, se volete, facciamo. Ecco, allora noi chiediamo ufficialmente che i signori Maras rimangano in albergo finché non troverete una abitazione, e loro sono pronti ad andare in un'altra abitazione, non necessariamente il centro storico di Vicenza, anche nella periferia del comune, quindi non pongono preclusioni, purché sia un'abitazione non in mezzo ai campi, perché è un'abitazione asciutta, sana, e quindi i signori Marat, l'incontro di oggi avviene per rivedere la decisione presa venerdì, mi pare, signor Maracci. No, non mi ha detto io adesso non ho detto niente. Come no? Ci siamo visti venerdì? Giovedì, che poi sono venuti a noi. La decisione di giovedì, voi chiedete che sia diversa. Che sia diversa, d'accordo? Certo, perché soprattutto... Chiedete un appuntamento con l'assessore. Ma noi chiediamo che l'amministrazione, questa amministrazione, che è di centro-sinistra, non ritorni nella prassi che era propria dell'amministrazione Ulvec di dividere le famiglie, perché dopo l'amministrazione Ulvec, variati primo, l'assessore Giuliari diede disposizione che le famiglie non venissero più divise. Tu lo sai bene questa roba qua, perché lavori con... Ecco, allora noi chiediamo che attualmente, essendoci un'amministrazione dello stesso colore, in parte con le stesse persone, in parte nuove, non venga cambiato e modificata una situazione nei confronti di persone come loro, che sono in quella situazione non per volontà loro, ma perché la recessione causata da banche finanziarie, eccetera, eccetera, che sta stravolgendo l'Europa e in particolare l'Italia, li ha messi sul lastrico, senza lavoro, e nonostante lo cerchino hanno un altro figlio, questo è in giro per Vicenza a cercare lavoro,
speriamo che ci riesca. Io ne vedo tutti i giorni di gente che cerca lavoro, e quindi certo anche qua. E quindi questa è la situazione, perciò loro sono delle persone che incolpevolmente si trovano in questa situazione, sarebbero molto contente di potersi arrangiare senza chiedere aiuto del comune, ma non possono perché altrimenti, ecco, questo è un po' il discorso. Quindi l'assessore ha dichiarato che non viene. La stampa prende atto che l'assessore, di fronte a questa situazione che è creata da questa amministrazione, è ammalata. No, è impegnata in un altro incontro. Ecco, allora di fronte a questa situazione, allora, sì, non può venire perché è impegnata in un altro incontro. L'assessore non può venire questa mattina, è disponibile a ricevere i signori Carlo e Vesani domani mattina. Se venite, domani mattina a che ora, scusi? Domani mattina è 9. Dove c'è la riunione? Piano di là?